Buongiorno, oggi vi parlo da un posto particolare, come potete vedere, e vi parlo della GoPro, la Hero 6. La GoPro Hero 6 è stata all'inizio una delusione perché sappiamo che le impostazioni date dalla casa non erano quelle che ci aspettavamo, poi però a furia di provare e approfondire abbiamo capito che se si bypassava l'automatismo previsto dalla GoPro si riuscivano ad ottenere dei risultati più apprezzabili, più rispondenti alla verità per quanto riguardava soprattutto la colorimetria. Finalmente il 20 di novembre è venuto fuori l'aggiornamento del firmware alla versione 0.1.60 e questo ha veramente migliorato tante cose. Ho già avuto modo in un altro video di spiegare, di parlare dei miglioramenti che abbiamo ottenuto con la nuova versione della GoPro, del firmware della GoPro, e ho provveduto a fare dei test ulteriori sia in aria, quindi in riprese normali qui sulla terraferma, e sia in immersione. E qui devo dire che la sorpresa è stata favorevole, in quanto abbiamo potuto constatare che pur lasciando il settaggio GoPro Color, che era quello che all'inizio dava dei pessimi risultati perché era troppo carico di saturazione dei colori e quindi provocava delle aberrazioni cromatiche, veramente delle cose che non potevano andare, con la nuova versione del firmware, anche lasciando il GoPro Color e quindi un profilo colore già deciso dall'algoritmo della GoPro, abbiamo ottenuto dei risultati, secondo me, notevoli. Ho fatto delle prove sia con l'illuminazione naturale, quindi in immersioni diurne, e anche in notturna. Qui naturalmente vale la qualità della luce che noi possiamo ricavare dai nostri illuminatori. Possiamo dire che con gli illuminatori, perlomeno che ho testato io, i risultati sono stati buoni e quindi mi sento di promuovere attualmente la GoPro. Ho fatto anche dei timelapse, soprattutto i video timelapse, dove anche qui non c'è margine di intervento perché la GoPro consente soltanto di gestire l'intervallo tra due scatti, poi fa tutto in automatismo, quindi non si può intervenire negli altri parametri. E posso dire che anche in questo caso i risultati non sono stati cattivi, sono stati buoni. E per quanto riguarda il test in immersione, ho abbinato alla GoPro un grandangolo che è stato messo in mercato dalla Ainon giapponese e che consente di allargare l'angolo di ripresa dai 95 gradi circa che la GoPro ci consente in immersione a 140 gradi. E questo ci dà due opportunità. Innanzitutto di sfruttare bene il respiro, diciamo, delle riprese ambientali sott'acqua, e quindi ci allarga molto il campo di visione e ci favorisce nella inquadratura di, per esempio, relitti piuttosto che zone del fondale dove vogliamo inquadrare dei soggetti principali, come potrebbero essere delle gorgonie, inserite nel loro ambiente naturale, non a distanza troppo ravvicinata. Di contro, siccome appunto il grandangolare ci consente questo grande angolo di visuale, ci permette di avvicinarci al soggetto per inquadrare anche l'ambiente che lo circonda senza dover restare troppo distanti, come avviene invece nel caso in cui io non avessi un aggiuntivo grandangolare. E la conseguenza è che posso sfruttare una illuminazione artificiale non potentissima, quindi se a 2 metri per inquadrare la gorgonia nel suo ambiente ci vogliono per mediamente 20.000 lumen o anche di più per poter far risaltare il colore della gorgonia, in questo caso io mi avvicino molto e quindi posso anche sfruttare la luce di faretti che sono al di sotto dei 10.000 lumen. Io ho avuto in prova un faretto da 8.000 lumen della Jount e poi avevo dall'altra parte dei braccetti con il 4.000 lumen della Jount e un 2.000 lumen della SML Sub. Eppure devo dire che con questa illuminazione non potentissima sono riuscito ad ottenere risultati che si possono apprezzare nei filmati.
Pertanto l'aggiuntivo ottico ha questa duplice valenza, ci consente quindi di allargare il campo, ma ci consente anche di lavorare più vicini ai soggetti e utilizzare quindi delle fonti di luce che non siano particolarmente potenti e dispendiose. Attualmente, per quanto riguarda l'illuminazione subacquea, nei vari forum dedicati alla materia, ma anche su Facebook, in altri punti dove ci si può scambiare informazioni o chiedere notizie, ricorre sempre la domanda: ma allora che faretti devo comprare? Ho visto che in Cina vendono dei faretti che sono di 10.000 lumen, 12.000 lumen e costano magari un quarto di quello che si può trovare in giro nel mercato nazionale. Io dico: bisogna stare attenti, perché le specifiche che i produttori dei fari inseriscono nei cataloghi e nelle brochure non sempre sono veritiere o corrispondono a quelli che poi sono i risultati pratici. Chiaramente non è possibile provare tutto, perché sarebbe impossibile. Io, siccome faccio dei test e quindi ho la possibilità ogni tanto di provare dei faretti che mi vengono dati proprio per fare questo tipo di operazioni, e allora posso dire che mettendoci le mani sopra si vedono i punti favorevoli e sfavorevoli di ogni singolo illuminatore. Per esempio, ultimamente questi faretti cinesi, che prima erano di qualità veramente scadente, posso dire che invece hanno fatto un salto di qualità, perlomeno quelli che sto testando io, li ho già illustrati nei particolari, si vede dal modo in cui sono costruiti e poi si vede anche dall'effetto che hanno nelle riprese che facciamo sott'acqua. Non dimentichiamo che ci sono ditte italiane che producono ottimi fari e che purtroppo, producendoli proprio in Italia, sappiamo che i costi di produzione in Italia sono più elevati di quello che possa essere un costo di produzione che troviamo in Cina, per esempio, e quindi purtroppo i prezzi di questo materiale non sono mai a buon mercato. Abbiamo la possibilità di acquistare sia in loco, per chi abita vicino, oppure su internet, dei faretti che attualmente, pur provenendo dalla Cina, ripeto, hanno dei risultati veramente ottimi. Per cui dico sempre: cercate magari di vedere dei test, di vedere dei video in rete per farvi un'idea di quello che sia la resa pratica dei faretti, e poi chiaramente moltissimo dipende dall'ambiente nel quale noi li utilizziamo, perché non tutti hanno la possibilità di immergersi in posti dove ci sono coralli, animali spettacolari, eccetera. Molti, come nel mio caso, si immergono in posti dove, se tu vai giù, spesso non c'è proprio nulla. Cioè, abbiamo delle rocce ricoperte da qualche alga, da qualche incrostazione di spugna, ma molto rada, colori non sempre così spettacolari, ed è un motivo per il quale magari in certi casi, come nel mio per esempio, si è portati a dedicarsi di più alla macro ripresa o macro fotografia, perché in quel caso ogni centimetro quadrato della scogliera che abbiamo di fronte può veramente mostrare degli spettacoli meravigliosi, pur essendo in posti che altrimenti offrirebbero teoricamente ben poco. Dedicandosi alla macro, abbiamo anche l'opportunità di utilizzare delle luci meno potenti, perché lavoriamo a distanza dal soggetto veramente ravvicinata. Con le GoPro e con una lente macro, di solito la distanza è quasi le quattro dita della nostra mano, sono diciamo un 8-10 cm al massimo. Pertanto una luce non potentissima, anche inferiore ai 1000 lumen, può dare dei risultati, anzi dà dei risultati apprezzabili. Io per esempio ho fatto dei test con i piccoli LumeCube, che sono dei faretti proprio minuscoli, e devo dire che nella macro hanno un loro perché, e tra l'altro sono facilissimi da posizionare, mi permettono anche di introdurli in anfratti minuscoli dove un altro faro non entrerebbe, per poter fare delle riprese con una luce magari dietro al soggetto, molto laterale, e quindi è da tenere in considerazione anche questo aspetto. Lo dico perché spesso i possessori di GoPro non vedono come opportunità quella della ripresa macro, e invece guardate che con una lente aggiuntiva chiaramente di buona qualità si riescono ad ottenere dei risultati apprezzabili. Non siamo nel contesto di una macro 1x1, perché sappiamo che non lo possiamo ottenere con la GoPro, però abbiamo delle riprese, diciamo, io le chiamo close up, quindi a distanza ravvicinata, che danno
un certo impatto, sono belle. E poi tra l'altro la qualità dell'aggiuntivo, per esempio il backscatter Macromate Mini, che è quello che io consiglio perché in questo momento è il migliore che esista sul mercato per la GoPro, in quanto non è una semplice lente da applicare davanti, ma è un sistema di lenti, sono due lenti sigillate in aria, quindi con un progetto costruttivo naturalmente più importante, non ha un costo proibitivo, però è sempre una lente di qualità e i risultati sono veramente eccezionali. E due parole le possiamo spendere, ecco, anche per un altro aggeggino che costa abbastanza poco e con il quale già ho fatto delle prove sempre per la GoPro, e che è una sorta di dom, nella parte anteriore è una semisfera di plastica dietro la quale si inserisce la nostra GoPro. Tra la GoPro e la superficie del dom interna non ci deve essere acqua, quindi c'è aria. Questo mi permette di effettuare delle riprese a pelo d'acqua, dove praticamente il mio dom, quindi il mio obiettivo, si colloca a metà tra l'aria e l'acqua. In questa maniera posso fare delle foto e delle riprese che hanno un impatto simpatico, notevole, perché mi permettono, magari illuminando bene il fondo a seconda della situazione, di rendere sia la parte sommersa che la parte emersa. Questo aggiuntivo si trova su internet, non costano molto questi aggiuntivi, ce ne sono diversi tipi, sfiorano forse neanche i 50 euro da questo punto di vista, e quindi sono un'ulteriore opportunità per chi utilizza le GoPro e vuole ottenere delle riprese, delle fotografie un po' particolari. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi test che sto svolgendo e magari prossimamente ci teniamo aggiornati e vi faccio sapere.